Sindaco, qui dietro alle sue spalle sorgerà una piazza, un luogo di aggregazione a Valle Crosi Alta. Sì, intanto buongiorno. È con estrema gioia e piacere che quest'oggi riceviamo la Regione Liguria che ci è sempre a fianco e soprattutto condivide la nostra progettualità e la voglia di riqualificazione e restituire alla città di Valle Crosia il bello. Oggi ci troviamo nel nostro splendido borgo, nel centro storico, che negli anni ha avuto importanti interventi di riqualificazione. Oggi, come vedete, quest'area è un'area, diciamo, semi-abbandonata, che era stata messa in sicurezza negli anni scorsi da parte dell'arte provinciale e attraverso lo studio Panetta Liotta abbiamo chiesto di studiare un'idea di riqualificazione urbana. Sicuramente restituiremo al nostro splendido borgo medievale, un'altra area di aggregazione sociale e culturale nel richiamo anche di tradizioni storiche. Sicuramente questo è un primo lotto di finanziamenti che otterremo di circa 150.000 euro, l'importo complessivo dei lavori siamo intorno ai 200.000, per cui come sindaco e come delega ai lavori pubblici siamo sulla giusta via. Quando 6 anni fa ero stato eletto, adesso anche un anno fa, mi ero preso l'impegno insieme alla maggioranza di portare la città di Valle Crosia, se più una città di passaggio dormitorio, ma una città che porta in dote una importante riqualificazione urbana. Come il mare è un segno predominante dell'immagine turistica, anche il borgo antico porta in dote questo. Come amministrazione comunale tutta, un giorno importante, quindi ringraziamo la Regione Liguria e tutti i componenti, particolarmente l'assessore Marco Scaiola, perché da anni sta lavorando a fianco dei comuni. Spesso si sente dire che i comuni sono abbandonati. Di base è un principio che vale per tutta l'Italia, ma devo dire che in questa regione, ma soprattutto in provincia di Imperia, la presenza costante e continua dell'assessore Marco Scaiola per noi è molto importante, perché ci dà la possibilità di presentare progetti seri, progetti fatti da professionisti di livello, soprattutto anche in un'ottica di condivisione tra dirigenti, perché in realtà non basta soltanto chiedere finanziamenti, ma se poi non rispetti i principi normativi e le procedure per gli affidamenti, alla fine rimangono sogni in un cassetto. Il nostro obiettivo era di riqualificare, dare alla città di Valle Crosia e restituire il bello, e quindi sicuramente da soli non saremmo stati in grado. Questa è un'altra opera di restituire ai cittadini di Valle Crosia una possibilità di aggregazione sociale e culturale e soprattutto, oltre ad essere identificati come città costiera, avendo 1 chilometro di costa con una splendida passeggiata a mare, ma la nostra caratterizzazione passa anche attraverso un borgo storico, un borgo, diciamo, che ha una sua ormai identità e devo dire che siamo tra i borghi più vicini al mare, per cui in realtà sicuramente questa è una peculiarità. Quindi sicuramente a nome dell'amministrazione intera ringraziamo l'assessore Scaiola della Regione Liguria per continuare a affiancare le realtà più piccole, quelle cittadine, che hanno tanta energia e tanto entusiasmo, ma senza un supporto, diciamo, economico attraverso bandi, attraverso quello che sono le procedure, in questo caso di riqualificazione paesaggistica, non saremmo nella condizione di poter riqualificare. Quindi sicuramente ci rivedremo all'inaugurazione con delle buone pizze, perché avete visto c'è un forno comune, perché l'idea E di riportare le tradizioni è importante. Ricordo chi farà la pizza, che le piace la diavola, quindi Margherita, sicuramente io grazie, Margherita. Bene, sempre. grazie Quindi ancora. un forno e anche la possibilità di proiettare dei film e dei documentari. Sì. Quando partiranno i lavori? Allora, crediamo che i lavori possano partire, diciamo, prima dell'estate, per cui sapete che in Italia uno dei temi è la burocrazia, per cui non basta soltanto approvare i progetti, ma poi sono le procedure di gara e gli affidamenti. Per cui l'auspicio è che per l'inizio estate possano prendere inizio questi lavori e terminare probabilmente entro il 2024. Assessore, la regione riqualificherà questo spazio di Valle Crosia Alta. Di cosa si tratta? Ma si tratta di un progetto che l'amministrazione di Valle Crosia, sulla quale l'amministrazione di Valle Crosia da tempo sta lavorando e si va a inserire una serie di finanziamenti che abbiamo fatto importanti per Valle Crosia, per la riqualificazione urbana. E questo comune, devo dire, che è uno dei comuni più attivi a livello anche regionale per progetti e anche per attività
di infrastrutture, di recupero di zone che devono essere rilanciate. Questa era una problematica che andava avanti da molti anni, aveva dei trascorsi veramente lunghi e quindi bisognava mettere prima o poi la parola fine ad un percorso. Anche su questo c'è un progetto di riqualificazione, un progetto che noi andremo a finanziare attraverso i fondi che abbiamo a disposizione, proprio destinati al recupero di zone che hanno un valore paesaggistico, quindi il centro storico come di Valle Crosia, ma che stanno vivendo un momento anche un po' di degrado. E quindi bisogna recuperarla, dare vitalità, dare respiro, e abbiamo visto anche il progetto, quindi sarà una zona che i cittadini potranno riacquistare, rivivere attraverso varie attività, ci sarà anche del verde, ma soprattutto si va a colmare un vuoto che, ripeto, è aperto da troppo tempo. E con la progettualità dell'amministrazione Biasi abbiamo raccolto, ovviamente sposato, condiviso, e presto andiamo anche a finanziare, penso oramai sia una questione di settimane. Questa zona qua è un, come potete vedere, è un vuoto urbano lasciato dal, si chiama la piazzetta delle Macerie, noi adesso l'abbiamo rinominata Piazzetta Alta, e l'intento è quella di riqualificarla. È stata messa qualche anno fa in sicurezza, come potete vedere dalle strutture, dall'intonaco armato presente nelle facciate. L'idea, come diceva il sindaco, è quella di ricreare una piazzetta da restituire alla Valle Crosia, ai suoi cittadini, ma non solo ai cittadini di Valle Crosia. Diciamo che la parte principale riguarda l'accessibilità di questa nuova piazza, che verrà realizzata attraverso una rampa che quindi può essere accessibile dai disabili, e che è già in continuazione con le altre piazzette che erano state fatte nel 2010 in altri lotti di lavori. E una volta arrivati su abbiamo progettato alcune cose, magari Alessandro, se vuoi specificare alcuni elementi del progetto. Sì, le peggiori criticità che presenta attualmente quest'area sono, una, appunto quella delle inaccessibilità, quindi rimane un'area di 250 metri quadrati che però non si riesce a raggiungere se non arrampicandosi. Quindi noi abbiamo risolto questa criticità dell'inaccessibilità tramite questa rampa precedentemente descritta, che partirà proprio da questo punto dove siamo adesso, e più con l'apertura di un'altra porta che darà direttamente su via dei Grossi, che è il vicolo che passa dietro quella cortina muraria che vediamo. Quindi avrà una doppia accessibilità e diventerà anche un intervento di ricucitura dei percorsi turistici anche del centro storico. L'altra criticità era proprio la presenza di materiali impropri che sono del tutto avulsi proprio al contesto rurale del centro storico, cioè soprattutto questi muri di cemento molto grandi. Quindi noi abbiamo previsto un intervento che fino all'altezza di 4 metri ridà al paese un contesto con dei materiali più tipici, più caratteristici, quali la pietra e il calcestruzzo, però con una finitura tipo calce a vista, quindi una finitura per le pavimentazioni più naturale, con un colore un po' più naturale, tipo della terra. E poi ci sono una serie di elementi di arredo urbano, panchine, sedute lineari, una pergola con la vegetazione, un forno che potrebbe essere usato. Potrebbe essere questo forno, chiamiamolo forno sociale, che può essere utilizzato dai cittadini. E poi un elemento proprio tipico una volta nei centri storici c'era proprio questa. E poi, sempre per mantenere quell'aspetto comunque legato anche al territorio, alla campagna che è circostante, abbiamo fatto una fascia, una parte di questa superficie proprio sistemata a verde, quindi sarà un giardino a disposizione a fianco alla piazza. Quando partiranno i lavori? Spero a breve, adesso penso ci sia anche qua la regione che si è occupata anche del finanziamento di questi lavori, quindi si spera entro pochi mesi di partire.